non è un caso che arriveremo alla chiusura del cantiere 6 mesi prima dell'apertura delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, e da quello che ci è stato detto siamo 3 mesi in anticipo rispetto al piano. Qui oggi ragioniamo di villaggio olimpico e paralimpico, ma dopodomani, quando finiranno i giochi, diventerà uno studentato. Sarà veramente uno studentato per tutti gli studenti. Il canone, allora, in questo villaggio olimpico è integralmente convenzionato, quindi tutte 1700 le stanze sono convenzionate a tariffe differenti, ivi incluso quelle, diciamo, a tariffe più basse, che sono sotto i 500 euro. Ricordo quando eravamo in pochi a parlare di Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. Se torniamo a 4-5 anni fa, si contavano sulle dita di due mani quelli che credevano nel dossier Milano-Cortina. Oggi ci siamo. Sono assolutamente fiducioso e ottimista. Quando c'è una concretezza che qui tocchiamo con mano, è bene metterla in campo. E non è un caso che arriveremo alla chiusura del cantiere 6 mesi prima dell'apertura delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, e da quello che ci è stato detto siamo 3 mesi in anticipo rispetto al piano. Qui oggi ragioniamo di villaggio olimpico e paralimpico, ma dopodomani, quando finiranno i giochi, diventerà uno studentato, quindi 1400 atleti olimpici e paralimpici, 1700 studenti, una eredità formidabile. Io di villaggi ne ho visti, credo, una trentina più o meno, pre-estivi e invernali, e devo dire che questo mi sembra oggettivamente un'altra categoria. Le Olimpiadi servono a tante cose, però servono anche a lasciare una legacy, e consentitemi di dire, di anticipare certe cose che adesso non dico che non si sarebbero fatte, però si sarebbero fatte con molta più calma. Ad esempio questo discorso dello studentato. Si parla di 1700 posti per studenti a canone convenzionato, ma questo canone, essendo comunque un quartiere in cui le case costano 7000 euro al metro quadro, come sarà valutato? Sarà veramente uno studentato per tutti gli studenti? Il canone, allora, in questo villaggio olimpico, come avete appreso, è integralmente convenzionato, quindi tutte 1700 le stanze sono convenzionate a tariffe differenti, ivi incluso quelle, diciamo, a tariffe più basse, che sono sotto i 500 euro. Sarà un quartiere sostanzialmente per studenti, ma visti i canoni poi che abbiamo, potrà esserci anche una possibilità per le famiglie, per i single? Assolutamente sì, è un cantiere, che è un progetto, diciamo, che è prevalentemente residenziale. Avremo oltre 1000 appartamenti nel quartiere di Porta Romana. Una parte di questi, circa 300, sono edilizia sociale convenzionata. Saranno di fatto diffusi su tutto il quartiere, non saranno concentrati in un'area specifica.